cambia siamo noi. Navdania International fa parte della famiglia Navdania, che è stata fondata 30 anni fa in India dalla famosa attivista dottoressa Vandana Shiva. È un'associazione formata dai contadini, ma anche tantissimi attivisti esperti in varie discipline. Quindi ci sono agronomi, ci sono piccoli contadini, ci sono i conservatori dei semi che lavorano su ricerca e campagne, advocacy. E il nostro lavoro è praticamente lavorare per una transizione di sistemi alimentari, come produciamo o distribuiamo e consumiamo il cibo e oggi al centro di varie crisi. Crisi di cambiamento climatico, crisi di perdita di biodiversità. Quindi il nostro lavoro è anche lavorare per collegare i vari crisi e trovare soluzioni di varie crisi, sia economici, della salute, di agricoltura, di malnutrizione, della fame, in una maniera olistica. Una parte molto importante di Navdania è vedere che la salute della pianeta e la salute dell'uomo è una sola cosa. Lavorando con la terra o lavorando come advocacy o campagne, il nostro approccio è creare interconnessioni. Abbiamo da 2012 una campagna che si chiama Seed Freedom, Libertà dei Semi, che proprio mette l'importanza della biodiversità e il semi nella sovranità alimentare, nella resilienza per cambiamento climatico e varie altre crisi. E già solo questa campagna ha più di 600 organizzazioni nel più di 30 paesi. E noi lavoriamo molto con i partners, con i reti. Uno dei più importanti obiettivi di Navdania International è anche promuovere i diritti di consumatori o cittadini per avere un'alimentazione sana e per avere un'alimentazione libera dei veleni. Abbiamo fatto una campagna con varie organizzazioni italiane e anche a livello europeo sul glifosato. Era una campagna molto grande che ha risultato in milioni di firme contro glifosato, ma è anche una coalizione. Non stiamo chiedendo solo per vietare uno, due, tre pesticidi, stiamo chiedendo per la riforma della regolamentazione a livello europeo di come questi veleni sono stati approvati. Questo è un ruolo molto importante per i cittadini e per i consumatori, perché noi siamo quello che mangiamo e dobbiamo essere attivi in questo lavoro come cittadini. L'Italia è uno dei paesi che ha tantissima biodiversità. Abbiamo anche tanta conoscenza e orgoglio sul cultura del cibo qua. Navdania International è stata fondata in Italia nel 2011 per promuovere questa visione a livello internazionale. In Italia lavoriamo molto con i mercati contadini adesso per promuovere che questo modello di agricoltura locale è uno dei più importanti soluzioni per affrontare queste crisi sulla salute, anche per creare economia locali. Quindi lavoriamo molto con i movimenti locali e sempre allo stesso approccio che abbiamo in ogni paese dove lavoriamo, è di creare connessioni tra i movimenti e creare connessioni tra vari temi. C'è un movimento molto attivo e forte in Italia e è una cosa molto positiva.
l'Italia che cambia è quella Italia di tantissimi piccoli attori, a piccoli contadini, i orti urbani, i consumatori che stanno supportando l'agricoltura locale, tutti questi tantissimi attori che stanno lavorando sul futuro che rigenererà la nostra terra, il nostro suolo, il nostro pianeta. Abbiamo due futuri: o andiamo verso l'agricoltura che rigenera la terra, il suolo, l'acqua, o quella che porta al collasso. E per me l'Italia che cambia sta lavorando verso il primo futuro. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla mai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.